eravamo un gruppo di ragazzi arrivati a Poggio dei Pini nei primi anni 70, quindi siamo stati la prima generazione di Poggio dei Pini. Qualcuno ci ha aiutato, le cose si sono smosse, è arrivato nel 90 il Bremma, che da lì praticamente il Grusat è diventato un punto di riferimento. Quello è stato un incendio devastante che si era praticamente fermato nel lago, però è stato di una violenza incredibile. Nel 99, quindi un anno più o meno dopo il mio ingresso nel Grusat, c'è stato il primo alluvione. Lì, nostro malgrado, ci siamo resi conto che il Grusat poteva non essere più solo antincendio. Questa è una delle caratteristiche del Grusat, l'immediatezza di risposta a fronte di qualunque tipo di emergenza. La Valeria San Girolamo a monte di Poggio dei Pini, dove nasce l'alluvione che poi nel 2008 che ha portato i danni e le conseguenze a Poggio e al circondario che sappiamo. Il Grusat conta nel futuro di migliorare le proprie capacità organizzative, dotandosi di nuove attrezzature che andranno a supporto sia delle attività di antincendio sia di quelle di operatività speciale.